You really going out with him? Buongiorno, buongiorno, sono Mr. Frank, com'è? C'è Lollo il Diavolo. Ciao a tutti. Siamo a casa mia. Sì. E si sentiamo un po' di merda. Con la cioccolata. Con la cioccolata calda. Buonissima. Veramente pazzesco. Si sentirà un po' di merda perché il microfono è tipo lontano chilometri, almeno Lollo si sentirà forse. Sì, io... meglio. Allora, siamo su... Kerbal Space Programs. Chi è? Demo, non sono su Tognale, va bene, non l'hai pagato, ma è uguale. Me lo comprerò. Ah, KPS per i veri appassionati. Sembra bello, io non lo conosco, ma... Scusate, ma la cioccolata è buonissima. Allora, cosa... in cosa consiste? Allora, innanzitutto questo costruttore è il Kerbal, che sono tipo degli omini, sono i Kerbal. E si chiama Space Program, appunto perché in questo gioco noi possiamo mandare razzi nello spazio, e c'è un sistema solare con 8 pianeti inventati, Kerbin equivale alla Terra. Adesso io ho solo Kerbin, Moon, che sarebbe la Luna, è scritto M-U-N, è scritto M-U-N, e poi il Sole, e basta, perché è la demo. Ma poi scritto il Sol. No, il sole non è un pianeta su cui puoi atterrare. Però... Ah, beh, sì, strano anche lì. È molto fisico, cioè nel senso, dà molto retta alle cose della fisica, leggi della fisica. Meglio. Questo vediamo la palla che si chiama... Promoscopio. Esatto, con cui dirà la nostra direzione. Qua no, abbiamo veramente quella RCS... della discoteca. Palla promoscopica della discoteca, non troviamo ancora. Non mi distrarre. No, scusi. Allora, oggi abbiamo... Bob Kerman. È simpatico Bob, tra i vari, perché ce ne sono vari, alla fine li conosci. Ah. Anche cioè, tipo, uno che si chiama Jebedia, che è schizofrenico, che sorride sempre quando sta per morire. Allora, attivo il SAS, che è un sistema che mi permette di volare esattamente sempre fisso in quella direzione là. Io qua ho 3 razzi, questi qua. Ma ci racconti un po' come si costruisce? Allora, per la costruzione si costruisce là dentro. Ed è molto carina, abbastanza facile, intuitiva, però può diventare molto complicata. Si possono anche costruire aerei, sia spaziali che non. Ah, bello. E quello è non ce la faccio. Questo è l'Orbit Center, da cui si possono vedere le missioni già sparate fuori, cioè dai razzi che stanno ancora andando in orbita. Invece qua potete intravedere l'RCS, che è un sistema... Avete presente? Aspetta, posso zoomarveli? Questi. Che nello spazio si muovono piccoli oggettini, comunque adesso poi lo vedrete. Qui ho i miei stage, cioè gli stage, ovvero anche i stage siamo, penso che almeno tutti sapete cosa vuol dire la parola staging, forse Lollo che è ignorante non lo sa. No, io lo so tutto, non voglio nemmeno vergogna. Quindi nel primo stage accendo i 3 cosi soldi e stacco queste cose che sostengono, nel secondo stage attivo questi e vai. E via. Con spazio attivo il mio stage e quindi... Adesso questo non so, può fare un volo così, poi vediamo. Ho il paracadute per cui posso rientrare anche. Bravissimo. Andiamo allora metto la potenza al massimo per quelli liquidi. Quelli soldi quando li attivi non si stendono più. Ah, no, bene. Quindi sei fottuto. E partiamo. Vediamo un po' questo volo. Beh, questa in realtà mi sta cominciando a piacere anche a me, come te lo sta narrando, me lo sta narrando. Allora, questo qua è un... questa qua è la SAS, questo cerchietto qua. Questo è... Puoi ingrandire, sì. Sì, posso ingrandire. Questo è la SAS, questo è il carburante... mono che serve per far andare questi cosini qua. Poi quelli là piccoli ve li farò vedere. Ho scelto un razzo che è stock, cioè che ti dà già il gioco, che però è un po' scarso in quanto a RCS. Notare come urla quest'uomo qua sotto. Esatto, che non è proprio contento. No, non è proprio un astronauta nato. Adesso dovrebbero stare tranquilli. Ok, adesso ho sparato giù gli altri razzi. Quindi, poveretto, pensa, cioè, si è schiacciato qua dentro. Ah, ecco, vedete la figata di vedere là. Sì, non è proprio realistico, però. Ma no, a parte però... che bello che è qua. Questo è il punto che io preferisco in totale. Perché, Anche realistico, comunque, perché ci mette un tempo... Come si vede l'atmosfera? No, ma è anche realistico, perché ci mette comunque un tempo non troppo veloce, né troppo... Qui c'è il warp. Lento. Che ci permette di avanzare, velocizzare il tempo. Sì, adesso... no, ma comunque dico abbastanza realistico, non ci mette 3 secondi come tanti altri giochi. Tipo... Ma perché non hai ancora visto l'altra la mappa? Ah, beh. Allora, qui abbiamo la nostra luna, la Terra, la Luna. E fino a qua ci siamo, Terra, Luna, altre cose orbitanti che ho già
che ho fatto, già lanciato, e questa è la proiezione del nostro volo, della nostra orbita, diciamo, perché siamo ancora legati. Noi siamo questo pallino blu qui? Noi siamo questo. Noi siamo questo, ah sì. E poi questo è il punto più alto che raggiungono. Vedete, si sposta, ma non sì, è l'asse, praticamente. Sì, no, si chiama apogeo. Ma apogeo, sì, punto più alto. Sì, sì, no, adesso è una cagata, no. Che plero proprio, vai matto. Sì, no, no, ma... E come vedete si alza, non te... ovviamente si alza in continuazione perché noi continuiamo a spingere. Vabbè, comunque. Dunque adesso io direi che possiamo pure che è tutto tecnico, togliere, comunque. Molto tecnico, cioè, non è male, togliere, no. Aggiungiamo una manovra. Non cioè... è facile trovare giochi simili perché, insomma, esatto. Per niente, è un'innovazione. So che può non sembrare divertente, però... No, male, no, invece. È divertente. Ok. Se ce lo dice Mr. Sto, sto aggiungendo questa manovra. Cioè, questa è una proiezione di quello che voglio fare. E qua in basso mi dice... Allora, qua nella palla, suona veramente male, troverò il punto in cui devo... Adesso mi sposto, se riesco. Vedete, sono un po' lento perché ho pochi RCS, ve l'ho detto che sono... Quindi quelle gettini da bianchi che vedete sono... Alettoni. Anche gettini bianchi che suonano male. Sì. No, questi qua sono gli RCS. Ah, gli RCS, sono loro. Ok, sono no, sembrano alettoni. E qua mi dice, allora, ci impieghi 52 secondi a fare... a dare quella tot energia che ti serve per fare la tua orbita e il punto in cui devi essere già con tutta questa energia vuota è tra 52 secondi, per cui... Ah, tra l'altro lo vedevo adesso, in alto ci sono tutte le varie 52 cose di... e diamo potenza. Le varie, come si chiama, le varie utilizzazioni di carburanti. Il carburante, infatti spero che basterà... È tutto in inglese però, questa è la cosa importante da dire, se dovessi giocare, o no? Eh sì, è tutto in inglese. Sì, no, 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 beh, no. Spero che ci duri, non ci durerà altri 30 secondi, speriamo che il motore... Intanto, che diciamo, questo viaggio, questo video l'abbiamo fatto anche per parlare di cacate. Davvero? Non lo sapevo. Sì, lo dico io, lo dico adesso. Infatti avviso che ho comprato, preacquistato anche per poveri sfigati come me che hanno PC, ho preacquistato comunque Assassin's Creed 4, che è molto bello, soprattutto per i bastardi di PlayStation 3 che hanno giocato. Non vedo l'ora che arrivi, anche se comunque l'esclusività di video è di Dedo, che ha già preso predominio e potere, come sono solito. Come sono solito, poi? Sì, 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 adesso sei una persona tranquilla. Guardate che orbita, che bella. Comunque da. Arriverà, forse farò qualche video anch'io se il signor Dedo me lo concede. Ecco qui che mi sta facendo che ci fa vedere tutta la sua... Guardate l'orbita, ora sono in orbita. Viaggio. Ah, ingrandisci un po' così vediamo meglio. Okay, ingrandisce un po', c'è più di tanto. No, ma non vogliamo l'orbita, vogliamo... Vuoi vedere la navetta? Sì, esatto, allora, questo è il pianeta. Io sono in orbita, e con M passo alla navetta, che è questa. Bloccata. Non è che è bloccata, è che sta... Guarda, qua c'è la velocità. Come puoi notare, non è esattamente ferma. Solo che ovviamente quando vai in orbita non è come se stessi. Capito, speriamo si veda bene, più che altro. Piccolo taglio, cioè piccolo taglio, abbastanza nel taglio perché dovevo portare la gravitazione sì, della cioccolata. Sì, esatto. Sì, perché... ragazzi, la cioccolata finisce, non mi metterò. Esatto, Allora, stavo dicendo, speriamo che si veda bene, sì, veramente. Perché, vuol dire, i dettagli, quelli che almeno vediamo noi, sono molto precisi e realistici. Che bello, e speriamo che sia così anche per quello che vedo. Troviamo, allora, la Luna penso che non si possa vedere da qua. Ah, c'è il Sole. No, la Luna è penso che sia dietro la Terra, non possiamo vedere. Il nostro Bob Kerman non è esattamente... molto felice, sì. Anche se anche stia strizzando alla grande. Ah, facciamo una cosa bellissima. Eva, infatti vediamo prima Eva. Extra, aspetta che muovo il mio inglese. Extraveicular, quindi extraveicular activity. Vabbè, allora. Quindi, detto banalmente, questo. Ciao! Ah, vabbè. Ta-da! Ah, lui, da fuori. Ta-da! Ah, qua anche la sciatica. E guarda qua. Ciao, me ne vado. Solo che il rischio di questa roba qua è come che quello... Che finisca il carburante. Fare... No, il carburante, sì, più che altro è che comandare e fare manovre qua non è così facile come sempre. Per esempio, io mi stavo perdendo. E il rischio di perderti la navetta. Sì, capito. Ma una cosa, più che altro per quelli che vedono che magari vogliono acquistarselo, come me. Quanto ci hai messo più o meno a imparare tu a giocare? Perché... Sì, mi sembra facile, però non così... No, non è nettamente facile. Io ho visto vari video di un canale che si chiama Kerbal Italia, che è veramente ottimo. Sono dei romani simpaticissimi. C'è anche un forum dove almeno qualcosa chiede... Oh, ho sbattuto contro l'RCS. Ma tu sai per caso la differenza tra la demo e la completa? Sì,
Tantissimo. Ah, tantissimo. perché già la Ragazzi, demo mi sembra la demo, voi abbastanza. comprate la demo, Perché mi sapete. sembra abbastanza completa la demo in realtà. Perché vedo che puoi andare su tutti i pianeti, da questo momento tu puoi costruirti la roba, puoi andare in orbita, così. Banalmente tipo ci sono, penso, un ventesimo delle cose, delle materiali da costruzione che ci sono nella Ah, completa. vabbè, meglio che Comunque penso che rimandiamo in niente. descrizione Sì, il no. canale di Kerbal Italia, perché è veramente Sì, uno no, ma io volevo store. sentire una domanda. Adesso magari me lo andrò a vedere anch'io, ora che me lo dici. Comunque, ci dica Yeah! qualcosa lei di quello che sta facendo in questo periodo, Allora, per non parlare solo di questo. aspetta, aspetta, devo vedere. Ok, ho 89. Beh, io ho ancora Sì, no, vedo, 89%. fammelo vedere in faccia. Vediamo se puoi girare. Che Ciao! bello! Vediamo se si può vedere dove c'è il sole. Eccoti qua. Ciao, Bob! Ehi, Bob, se ne sta andando! Bob! Bob, vallo a riprendere! Scusa, Bob. Bob Kelsen. Bob Kerman, ci va Bob vicino. Kerman. Vai, comunque, raccontaci qualcosa, per non parlare solo di questo, almeno sono i Però nostri. sono al buio. Aspetta un attimo, ci devo. Voglio rientrare. Aiuto, fatemi rientrare. Devo dire che io non sono uno dei miti della Eva. Infatti sto andando alla deriva. Aiuto. Allora, non sapete quanto è difficile, ragazzi. Allora. Perché nello spazio non è come un'atmosfera che mi salta e poi torni giù. Ogni colpo devi equivalere a un altro in forza. Oh! Si appiccica. Che ce l'ho fatta. Posso Ah, che. Penso. su e giù, eh? No, però ho fatto troppo giù e mi sono caduto. Segaiolo. Eccolo qui che intanto speriamo muoia. Vabbè, comunque ci No, racconti, come ci racconti. speriamo muoia? No, no, ma non importa, tranquillo, ti porta bene. Ciò che non ti ammazza ti importa. No, infatti. Vabbè, comunque raccontaci qualcosa, dai, dai. Io? Cosa c'è qualcosa te, No, scusa. no, io già ho detto la mia cosa. Tra l'altro. Io sto aspettando GTA 5. Ah sì, Sono pure ancora quello. speranzoso. Pure io, anche se non tanto, non ho perso di speranza. Perché No, non. secondo me lo fa venire fuori tipo dopo 14 mesi, quella roba così. Sì, ma manca un po' Questo tantino. pure basta. Un'altra cosa che mi sono preacquistato, molto bella per chi ha PC, perché il PC può andare a vederselo su Steam. Per chi ha Steam, ce lo vado a vedere, se no viene presa la Ma polizia te che ha bulgara. PC e che non ha. E Cosa non c'entra la è polizia detto. bulgara? C'entrano, perché sono quelli che amministrano Steam, pochi lo sanno. Comunque, chi ha Steam si vada a vedere. No, 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 Cazzo non ridere, non c'entra? ridere, non ridere. No, no, no. Ok, prendi. Ecco, e poi sbagli. Oh, sono E va, si vada a rientrato. vedere TF, un gioco, l'ultimo di quelli che vede, quello più in alto, scusatemi, di quelli che vede, quello costa di più. Ecco. Detto banalmente. E, che esce il 25 febbraio, 28, non si capisce bene, su Steam c'è scritto 25, sul gioco alla fine che compare 28, ma vabbè, comunque sempre febbraio del 2014, molto bello. E, perché sì, perché tratta di questo ladro legato alle arti oscure, molto Ah, facciamo capace di una rubare cosa. Scusi se la tutto. interrompo, eh. Tanto Intanto. sono qui per niente. Facciamo No, 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 bene. un bel Bene. rientro. Solo che io volevo rientrare con Comunque andatevelo a l'energia. vedere. Dopo ve ne parlerò in un altro video mio per i cavoli miei, perché ho capito che non sono attrezzato. Ma no, ma No, come? no, no, è inutile che cosa Adesso. stiamo facendo di aver velocizzato, tanto Ne ha bene. velocizzato, esatto, e volevo Per rientrare. facere? Siamo per. Ciao! Mi sto passando vicino a una navicella. Ma non si può andare in un altro pianeta. Sì, allora, qua l'unico altro pianeta è la Luna. Gli altri non li puoi E scoprire. perché non ci sono nella demo? Ah, Banalmente, ecco, avevo vedete? capito ci fossero io. No, e no, e no, e no. Questo, Vabbè. io ho il sole, qui ho qualche razzo che cercando di prendere la Luna ho mancato alla grande, sono qui che non riprendo il sole. Vi rendete conto voi, che problema? Cioè, la Luna è quella, però sorvoliamo su tutti i vari tentativi di arrivare sulla Luna. Allora, dato che. Vediamo, eh. Vabbè, chi interessa pigliare la versione completa mi sembra che costi o 21, 21, ecco. 21 euro. 19 sembrava, ecco. Allora, 21, quindi 21. io farei una cosa così. Tipo 21. qua, tra un minuto, quindi un bello tempo. Bello tempora. Bello, bello, bello tamarro, bello tempo. No, cosa c'entra bello tempo? No, niente. Mi pare queste cose difficili che io non le capisco. Allora, Ma. vediamo se. Voglio. Allora, questo è tipo il Cape Canaveral di Kerbal. E io. Ci parli in termini comprensibili. Ovvero il punto, la zona di lancio, Ah, ok. detto proprio banalmente. Ma. E voglio atterrare esattamente nella zona da dove sono partito. Ah, ecco. Solo che Capisco. è molto difficile azzeccare il punto E esatto, per dov'è cui. che è il punto in cui sei partito? Cioè, ha una collocazione geografica o a cazzo? No, perché non è molto geograficamente Fa vedere? simile. Gira un po'. Allora, io sono venuto da Andiamo a qua. cercare l'Italia, per esempio.
Boh, questa è. A questa somiglia molto alla Corea, devo dire. Gira un po' adesso. Cioè, un mega continente. Adesso poi è buio, non si vede Ah, niente. perché, sì. Beh, Ma allora, puoi facciamo anche, una puoi cosa. avere più basi, una cosa? O solo una? Sulla terra, dice. Puoi avere. No, solo un. Non mi fare queste domande No, non so, difficili. se non lo sai tu, almeno chiedi. No, io non. Penso che puoi avere solo una base. E sugli Così. altri pianeti ne puoi avere? Puoi costruirne, che ne so. No, però puoi atterrare e lasciare dei rover. Ah, non ho capito. Sì, ho capito. Sai. Per chi non lo sapesse, sono quelle specie di macchinette, giusto? Sì, sono dei Come i robot, robotini, diciamo. sì, ok. Robot. Adesso cerchiamo di atterrare totalmente là. Sto facendo piccole modifiche. Poi voglio vedere anche come si creano gli aerei, dai, brevemente. Se no, Ehi! qui diventa troppo lungo. Non No? si possono No? creare con la demo. Ah, non si possono creare con la demo, ho capito di sì. Vabbè, No, si qualcosa possono si creare può. col gioco completo. Ah, pensavo che qualcosa si potesse. Ah, no, No, all'inizio devi essere così, ho capito possono male costruire tutti i razzi che vuoi, solo che con poco materiale. E al momento qua tiriamo fuori, però. Dobbiamo ancora io. restringere un po', intanto leggermente. Vediamo se ora Non è facilissimo. atterro. È E. preciso. Acceleriamo, direi. No, aspettiamo. No, No, aspettiamo. cosa stai dicendo? No, scusi, scusi. Allora, abbiamo poco fuel, quindi speriamo che ci basti. Non ho idea di dove sia il punto in cui devo fare il burn. Allora, ecco, eccola. Vada. E chi non lo sapesse come me, cos'è il. Allora, chi non lo sapesse come me, mi piace tantissimo. Allora, il burn è la botta, diciamo, che si dà quando si vuole. Ah no, però così vado esattamente al contrario. Perché Bravo. devo fare una roba del genere? Comunque, il burn sarebbe. È esattamente la bruciata, Ecco la cancella. letteralmente, che si dà quando si vuole, o riatterrare oppure modificare la propria orbita, sostanzialmente. In questo Capisco. caso io modifico la mia orbita così tanto che finisco sulla Terra, che è il mio obiettivo. Sì, capisco. Che è il mio obiettivo. Per cui, sì, va bene. Adesso ho il burn tra 21 Poi c'è un secondi. lavandino che canta da qualche parte. E mancano 8 secondi, ci impiego 8 secondi, per cui quando sarà 8 secondi darò tutta la potenza, anche in modo. Vai! Potenza massima. Tanto c'è qui stessi qui partono. Appena arriva a 0, e no, è finito il primo, porca Benissimo. puttana! E ci sto spingendo con i razzetti, cosa che però non. Cioè Sì, non. va poco, però va meglio che niente, dai. 60, pian pianino ce la famo. No, pian pianino ce la famo, no, perché probabilmente. Beh, allora, diciamo, spostiamoci. Sto tipo, dovete vedere, ho la mano sulla tastiera che si sta spaccando. Adesso la disturbo dall'altro lato, No, perché. no, 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 non fare cose stupide. Non fare cose No, no, stupide. semplicemente che posso Sì, dirlo. dica, dica, ma non. Dico. Ha due schermi condivisi, quindi uno in cui sta giocando lui e l'altro su un portatile che è lì. Lasciato da solo, poverino, allora qualche volta lo coccolo e do un po' fastidio. No! Se Ecco, vedete qualche anomalia particolare poi sto sull'altro furgone. povero portatile, abbandonato. Ok, va bene, posso dire che qua va bene. Non so se riuscirò ad atterrare decente, penso che mi schianterò a terra, molto probabilmente. Comunque, stiamo arrivando ai metri al Ho secondo, staccato stanno. il resto. Non so se. Allora, intanto aumentiamo pure la velocità perché qua è un po' lunghina, infatti. È un po' lunghina, infatti. Vediamo se. Intanto già preparo il mio. Ah, aspetta, da zero e preparo il mio paracadutino. Questo è il physical warp. Cioè, non è che è proprio la. Cioè, aumenta la velocità degli effetti fisici, diciamo. Non lo so, non ci ho capito niente, non ammetto. Diciamo la verità. Sarebbe meglio se ci fosse in italiano, perché. Cioè. Sì, penso che si chiamerebbe accelerazione No, fisica. ma no, non per questo dico. Sarebbe meglio se ci fosse in italiano per alcune cose. Non sempre facile l'inglese. È un simile per certe espressioni robe all'italiano. Come Mr. Franky ben Allora, sa. vediamo se adesso riusciamo ad atterrare senza uccidere il nostro povero babbo, ma vi dico che ho un po' di dubbi, sinceramente. Paracaduti, io vedo lì in basso, non so se. Eh sì, è azzurro perché Ah. attivalo, però lì non c'è ancora aria, per cui non lo Ah, infatti, attiva, poi poi appena ci capisci. sarà aria lo attiverà. Stiamo più piano Ecco, scendendo. e vedete che qua
Eccolo che l'aria. La potenza necessaria è molto di più perché sto accelerando troppo. Vedete che intanto si sta aprendo il paracadute. Non so, si apre... sta tirando fuori, scusa. Si è tirato fuori, ma non si aprirà perché siamo comunque a 12.000 metri di altezza. Cioè neanche sì, sì, no, 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 no. Oh, carnato in pieno, mi sembra. Beh, direi bellissimo. Ma se per caso atterri prima, cosa fai? Vabbè, niente. No. Ma anche se atterro al launchpad, non succede niente. Semplicemente launchpad sarebbe? La zona di lancio. Ah. Adesso vediamo se riusciamo eccolo a eccolo che mi sembra sia aperto. La parte. Non, non ancora, mi sbaglio. Non lo vedo ondeggiare. No. Eccolo, eccolo, si è aperto. Che... si è aperto. Arriviamo. Vabbè, adesso, vedete... No, non accelero perché sennò quando accelero e poi cado e mi rompo tutto perché è un physical workout. Eccolo che nel frattempo l'altro Bob Kerman, per chi non se ne accorge, diciamo noi, non urla più. Già ha smesso, no, penso da poco. Accelero, ormai. Facciamo così, accelero e poi appena ai 100 metri lo... anche prima. Siamo 700, 600. Perché poi si rompe il parto di perché non riesce sì, a capito, capito. Una forza fisica. Sì, stiamo rallentando. Siamo molto lenti ora, molto lenti. Spero che non ci schianteremo, sinceramente. 500 metri, 600 metri. 550 tra poco. Ah, aiuto, aiuto. Allora, vogliamo fare un altro volo? Non lo so, quindi magari un altro video. Ma adesso vediamo un attimo quanto dura. Eccoci arrivati a terra. Ora, questa che vedete è la 510, la pendenza, penso, perché... No, cosa la pendenza? Vedi che dovremmo essere a zero tecnicamente, ma siccome... penso che sia... La pendenza, che... penso. Rispetto... No, penso che siamo in alto. Sì, in questo senso lì, sì. Non siamo sul livello del mare. Sì, esatto, non mi veniva da dire, ma è quello che volevo dire. Esatto, sì, esatto. Esatto, non siamo sul livello esatto, del mare. Esattissimo. E noi siamo qua. E dovevamo arrivare... Là. E dovevamo arrivare... La... Paglio Rosso. Evviva. No, non 78 chilometri. No, qua dovevamo arrivare. Ah, quella pareti rosso. Quella pareti rosso, penso, se non sbaglio, che sia un'altra nave che sta girando. Ah. No, ma no, bisogna pure rimuoverla, perché tanto penso che non interessa più di tanto. Ormai che siamo belli lontani. Possiamo anche chiudere il nostro volo. Ah, sì, poi il nostro nino può anche andare sulla Terra, però è di una lentezza... micidiale. Tenendo conto di quanto siamo lontani dalla base, fate un po' voi. Ecco, guardate. Ecco. Un po'. Guardiamo con specie di puffo. Verde fatto. Che si muove. Gigante è bellissimo che il casco ondeggia in un sì, modo pauroso. Beh, ragazzi, Gandhi c'è una bella testa. Penso puce. Che allora hanno fatto questa distanza. Andiamo quanto distanza fa. In 3 secondi. 1, 2, 3. Ha fatto questa distanza. Devo fare la gara con Mastro Lindo. Ha fatto quella distanza mia. Mamma e noi dobbiamo arrivare circa. Ecco, vedete quanto. Dobbiamo arrivare circa... dove? Aspetta, dobbiamo arrivare qua. Per cui penso che più o meno in 5 giorni di gioco... Sì, più o meno. ...dovremo riuscire. Sì, sì, no, ci vediamo l'anno prossimo. Okay, no. Ma non ha più i razzetti. Sì, non può fare niente. No, anche perché... No, c'è gli razzetti, ma non giunto giustamente. Allora, finiamo il volo. Sì. Finiamolo. Ah, tutto a posto, dai, non si è tanto rovinato un po' di roba, ma che avevo già rilasciato, quindi nessun problema. Che possiamo dire? Questo video sta volgendo sì, al termine, è finito. Speriamo vi sia piaciuto. Sì, speriamo veramente. E chiudo un po' di voli che... Sì, esatto, come non ho dimenticato di chiudere. Ah, qui ho il mio orbitante 1. Beh, allora, finiamolo con il nostro... con una scena di volo. C'è il nostro orbitante 1 che... Però mi ricordo che... Esatto. Ah no, ancora un po'... No, che succede? Niente. Ho perso... Perché ho perso pezzi? Vabbè, è più bello così, dai. Ma no! È più kitsch. Ma come è successo? Ho perso tutte le gambe. Sta girando, no! Accelera, vogliamo vederlo schiantarsi. Niente che vediamo una scena di volo, invece... Allora, magari lo facciamo in due video. No, vabbè. Perché non funzionano più? No, accelera, tanto si schianta, accelera. Gli RCS, che fine ha fatto? Mm. Ah, non ho più... No! Ci spiace. Quindi no! È così, è triste, ma capita. No, non posso accelerare. Accelera il tempo. Ma se accelero il tempo non penso che si stia schiantando, eh? No, non si sta schiantando, è in orbita. Ah, no, vabbè, allora. Anche in orbita bella grande, cioè. Sì, effettivamente. Ah, no, però posso...
Facciamo, una, facciamo una buiata assurda. Lasciamo sta buiata per concludere il video. Anche dai, allora andiamo, andiamo avanti. Leggiamo il punto in cui. Ci siamo 5 minuti adesso. Il punto in cui. Non vuole cagare. Ci basso. Anche se tanto lo fa Mr. Frank. Sbatte le palle. Che simpatico. Sembra così simpatico. Sì, 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 lo so. Dai. 56. Aggiungiamo la nostra manovra. In cui ci vogliamo schiandare. Ecco, vedete. Dritto per dritto. Dritto per dritto. Ci schiandiamo dritto per dritto. Acceleriamo a questo punto. Ah, solo che non la controllo neanche. Vabbè, aspettiamo di andare. Ci vediamo fino ad arrivare un po' vicini. Beh, lascia vedere. Venga, andiamo per vedere. Vediamo. Cominciamo a raddricciarci. Cominciamo a raddricciarci. Ecco, pian piano. Ci scendiamo, però se magari ci. Ah, mi sa che. Ah, ecco perché girava a caso. Perché non c'è più nessuno su. Ah, beh. Cioè, il nostro pilota. Boh. Il nostro pilota pensa che. Ah, sì, si è perso nello spazio. Non c'è. Io ho detto che non ero molto bravo con. Ah, infatti dice nessun. Not an all crew. Nessun equipaggio. Infatti, per questo non posso farmi fare niente. Perché non c'è nessuno. Quindi posso anche abortire questo volo. Perché non c'è sopra nessuno. Oppure lo lascio sopra. Come vuole lei. Anzi, c'è una cosa. Nel prossimo video prendiamo un altro razzo. Ci andiamo là vicino. Mi stacco. Mi salgo su questo razzo. Va bene. È un bel esperimento. Speriamo di non finire il carburante. No, ma con un altro razzo. Non funzionerà, però ci provo. Va bene, come vuole lei. E questo video quindi si conclude. Come dicevamo prima, speriamo vi sia piaciuto. E al prossimo video. Sì. Ciao ciao. Ciao ciao.